E quindi salve a tutti ragazzi, bentornati su Beyond Gamers, nuovo episodio di Metal. Perdonate l'assenza, ma sono stato un po' influenzato, quindi registrare facendo di continuo non mi pareva il caso, e quindi ho aspettato di stare un po' meglio. Poi c'è stata Luca Comics and Games, o quello che insomma avrei voluto che fosse. Poi c'è stato Halloween, poi c'è stato questo, poi c'è stato quello, e quindi siamo qui ora. Io direi, senza tanti indugi, di fare subito X. Non mi ricordo nulla. Eravamo arrivati, presumo, a questo piano nuovo. E quindi lo dobbiamo esplorare. Qui ci manca una tessera. Ah, ok, ora ricordo. Sì, ora ricordo. Allora, qui possiamo usare la tuta antitermica per non essere rilevati. E fin qui mi ricordo. Poi, per rompere le casse, dobbiamo toglierla, aprirci una via. E solo successivamente possiamo passare. Fin qui tutto normale, ma qui io già dalla prima volta non vedevo una soluzione. Perché... Ah, forse qui sono nascosto. Eh no! Allora, forse devo semplicemente scappare. Cioè, forse qua bisogna per forza farsi vedere un secondo. Eh no, ma quanta strada c'è da fare? No, non può essere così. Però, ora vi spiego il mio problema. Ah, cosa serve sta batteria? Tripla, batteria tripla A, come questo videogioco. Il problema qui è che, come potete vedere, chiaramente io devo togliermi la tuta per rompere le casse. Qui non si passa. Qui non si passa. Qui non si passa. Quindi, qualsiasi cosa io debba fare, nel momento stesso in cui andrò a togliere la tuta, arriveranno le guardie. Perché se io mi metto qua, nonostante dovrebbe esserci questa cassa verde che dovrebbe proteggermi, a rigor di logica sembra questa la soluzione. In realtà, come potete vedere, non è così. E purtroppo le guardie, cioè veramente in questo gioco l'avete visto, fanno un danno della Madonna. Io sono a piena vita e bastano due colpi. Quindi o c'è qualcosa che mi sfugge. Il fatto è che io potrei benissimo... Io potrei benissimo togliere la tuta, sparare e uccidere tutti. Ma perché dovrei farlo? Non è questo lo spirito con cui si gioca un gioco del genere. Thermal sensor. Oddio santo, ogni volta bisogna risentire questi dialoghi. Anche se chiamo al codec, non mi danno un'informazione maggiore rispetto a quella che già so. Niente, continuano ad arrivare da tutte le parti. Aspetta, mi metto qua. Ma io non dico niente. Non è che c'è un radar come Metal Gear che ti fa capire bene il range delle robe. Sì, te lo fanno vedere la prima volta. Ma lì pensavo di essere importata. Non pensavo di essere nascosto per un pelino. Ambush plan and a picture of the colonel with his name under it. Quindi, riassumendo, abbiamo trovato un terzo file del progetto Jericho e il nome del nostro colonnello è in uno di quei file. Quindi, probabilmente hanno bisogno di lui per fare qualcosa. Almeno questo è quello che pensa il protagonista. Allora, aspetta, perché qua bisogna... Ancora una volta... Pensare dove mi vede e dove non mi vede. Questo, allora, dovrebbe essere un range così, no? Diagonale. Quindi questo prende... Forse questo qua è l'unico punto dove non vengo preso. Il cazzo. Dai. No. No, cosa vuol dire? No, dai, no. No, beh, allora approfittiamo, speedrun. Capiamo. Cazzo, questo livello è difficile. Non posso rompere le casse dalla distanza, scusa. Ma porco, perché l'ho preso in braccio? Sì, chiaramente adesso non l'ho detto a voce alta, però era abbastanza ovvio che con le sigarette si poteva vedere i laser come Metal Gear, ma avevo memorizzato il pattern che è fatto appunto a forma di cono.
quindi non ne sentivo la necessità, perché io prima ho colpito la cassa a destra, stando dove adesso c'è l'ultimo quadratino sotto marrone che viene colpito. Quindi se mi metto qua, esatto. No, 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 spiegami perché. Cosa vuol dire? Oddio, non so cosa servono, però lascia fare. Ok, no, ancora documenti. Basta. Mappa dell'edificio Alfa. Ah, forse qualcosa di utile per la prima volta. Scusa, io dove cazzo sono? Devo mettere un puntino, io sono qui. Bisognerebbe... In the next corridor, I ran into... Cos'è? Cosa vuol dire rvlul agvnn grd pek grd la grande LLV rilevatore pek grande Three guards. tre guardie è il momento di monetina. Porca puttana, i punti esperienza che non prendo. Sono anche morto. Dio Cristo. Visto che siamo ancora qua, io torno un attimo a vedere in che piano siamo. F3. Noi siamo... Ok. Noi siamo... Lì c'è il lift. Qua c'è... La curvetta. Ok, qua si scende. C'è il primo corridoio grande. Lì c'è la stanza. Allora, nell'F3... Quella che vedete in basso a sinistra è la stanza con le tre guardie. Quindi abbiamo ancora una schermata e un'altra schermata prima di tornare allo shortcut. Ah, cazzo! No, no, no! No, colpa mia! Penso che sia l'episodio con più morti in assoluto questo. Neanche fosse... Ecco, è il Dark Souls dei Metal Gear. Aspetta un attimo, io avevo il cloroformio, no? Se io prendo quello mi vede l'altro. Orco. Vai, vai. Mike! Vai, vai. Di qua. Oh, questo sì che mi è piaciuto, una sezione pulita. E adesso... Ah, diamoci la pazza gioia di rompere tutte le cose. Una pila AAA, come il gioco. Bastava un passo. Beh, chiaramente qua... posso andare dove cazzo mi pare? Quasi. Quasi. Non mi volete? No, no! No, no, no! Dai, no, basta! Oh, santo Dio! Ma porco Dio, ma com'è possibile? Ma non è possibile. Ma basta. C'è il fatto che non ti dà... Non ti dà libertà di giocare in una maniera diversa che non sia quello che ha deciso lui. Perché se no... Ti sgamano, se ti sgamano non hai possibilità. In Metal Gear, se ti sgamano, hai la possibilità di rispondere al fuoco. Qua quasi no. Qua guarda,
qua quasi no. È venuto fuori a schermo il prompt del che potevo dargli il pugno da dietro il che potevo, Dio can, dove cazzo sono le bende, che potevo dargli il pugno da dietro il muro. E l'ha fatto? No, ha dato un pugno alla cassa perché in automatico lo riconosce come, come hitbox. E mi è sgamato. Ha perso gli XP di quella guardia lì. Perché? Motivi. Motivazioni sue del gioco, che sa solo lui. Vabbè. Cosa servono ste cazzo di pile? Ci manca solo che a fine episodio mi dicono, ah, te ne servono e me ne manca una. Guarda, ma ci manca solo quello. Te ne servono e me ne manca una. Ma ci manca solo quello. C'è qua l'ingegnere. Ok. What an asshole. I'm gonna kick his ass so hard, he'll drop his level 3 access card and be stuck in this building. Where's his office? Really? Wow! It's right behind you. That's the door. The one with the lasers. Yep. If we generate a small power surge in the right circuit, those lasers will shut down. I'll need at least 12 batteries. Ah, cosa ho appena detto? Boxes on this floor. You get the batteries. I'll prepare the surge. Cosa cazzo ho appena detto? 12 gli servono. Vaffanculo. Vaffanculo. Devo capire dove sono, devo capire. Allora, dai, ma ammazzami, dai. Varus, lo sapevo. Perché te ne danno talmente tante. Te ne danno talmente tante che è ovvio che qualcuno ha jumpy. 12, no, 10 ne ho. Adesso, indovinate dove sono? Qua. No, taci. Dove cazzo sono, scusa? Qua, questa? Ma dai, basta. Ah, una è qua, ok, quindi, vabbè. A parte il fatto prevedibile, ma se hai giocato per tanti anni ai Metal Gear, meno male, certe cose te le aspetti. Taci che meno male, a volte la testa posso usarla. Cosa vuol dire? C'è letteralmente 30 minuti di girato per non aver... Cosa? Oh no! C'è il laser! Basta! Senti... The office as fast as I could. No. It took me less than 2 minutes to reach the sick bay. Ma guarda che bastardi! Dai che devo chiudere l'episodio! Dio Cristo, devo andare all'inferno. Dai! Marco! No! 2 minuti, presto che è tardi. Adesso chi si ricorda dov'è l'infermeria, presto che è tardi. Dai. Dovrebbe essere nel piano subito sotto. Che cazzo hanno messo lì? Escaping prisoner, send backup. Adesso cosa serviva? Cosa serviva a mettere anche quei due stronzi lì? Devo per forza sparare? I shot a guard. Sì, ma è figato mare anche. Lasciatelo dire proprio, ma proprio lasciatelo dire. Vara, Dio Cristo! Tutti i miei medici ti ho buttato via! Vara conviene... No, non era qua la dottoressa. Dai, con 30 secondi, dai! Forse a sinistra, forse... Non è di qua. Sì! Dai! Oh! This isn't the end, doctor. You're on thin ice. Man, she's one badass doctor. Shit, they're coming out. And off he went, taking the level 3 card with him. Devo svuotare il cazzo di vasino. I went to see the doctor first. Hey, ora andiamo dalla dottoressa. Read my mind. See you around, doc. Hang on. Cosa mi dà? Sì, dai. Wait, what? Ecco. Ouch.
What the hell were you doing? Take these first aid kits. Sì. Well, well, well. If it isn't the slippery, cowardly. Now it's just you and us, mutt. Oh no. Sì, sono io con te, tu com'è? Il problema non è lui, ovviamente. Qua è come il demone toro. Bisogna far fuori le guardie prima. Se no non ho tempo di fare lui. Let's see you chew your way through lasers. Basta, basta gag della chitarra, basta. Veramente devo curarlo io. Ok, abbiamo preso la tessera. L'abbiamo curato. Non dice niente. Perfetto. Sì, 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 sì. Ciao, 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 ciao. Ah, lì è chiuso però. Ok. Ora si aprirà questa porta, che è l'ultima che ci mancava. Aspetta, ma... da dove lo lascio l'edificio? Ah, era dal piano della dottoressa. Allora aspetta che faccio una speedrun. Sì, ok, qua c'è l'uscita. Ma sopra c'è un water. Io vado a svuotare il vasino. Oh là. Ah, non si poteva uscire perché è di livello 3. The door with the level 3 card, but the exit also had a biometric scanner. Vabbè, qua va ovviamente a copiare Sons of Liberty, ma bello, ci sta. Sì. Aspetta, forse serve il comandante del... Oh! 16 su 16 XP. Segreti 0 su 2. Boh. Capitolo 4, benvenuti nella giungla. Welcome to the jungle! Ok. Non so se ha salvato, quindi vasino! E ragazzi, l'episodio finisce qui. Ci vediamo alla prossima, sempre qui. Su Beyond Gamers.